Segnale News. Nuovo appuntamento con l'informazione dalla provincia di Frosinone. Immediatamente andiamo a collegarci con il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Frosinone, dove per noi c'è Cinzia Cerroni. Ci sono conferenza stampa per quanto riguarda la rapina portata a termine ieri presso l'Eurospin. Sì. La rapina, si tratta di 5 persone residenti tra San Giovanni in Carico e Frentino. Abbiamo qui con noi il comandante della compagnia di Pontecorvo in Bratta. Ecco, ci può spiegare i dettagli, comandante dell'operazione? Sì, a seguito dell'ultima rapina, quella di ieri sera, verificata intorno alle 20 a Casalbieri, un supermercato della zona, è stato attuato immediatamente un piano antirapina e l'altezza del dispositivo attuale nel mercato, impugnando una pistola e un macete, quindi è riuscito a impossessarsi degli incassi della giornata, circa 2.000 euro. Ecco, degli autori della rapina che erano pronti a tutto, avevano con sé anche una pistola che fortunatamente si è inceppata. Sì, incredibilmente. Durante la rapina, uno dei malviventi, quello che impugnava la pistola, ha cercato di esplodere due volte l'indirizzo delle casse, probabilmente scopo intimidatorio, e fortunatamente l'arma si è inceppata, tanto è vero che abbiamo recuperato poi, se facciamo il crimine, due bossoli e due proiettili inesplosi. Sicuramente un innalzamento del livello criminale, ma evidentemente siamo riusciti a ben contenerlo. Ecco, sarebbero loro gli autori anche di altre rapine? Sì, in relazione alle dinamiche che abbiamo accertato, riteniamo che gli stessi della stessa banda possa identificarsi negli autori di almeno altre 4 rapine perpetrate nel Basso Frosinate recentemente. Marco, se non hai domande è tutto. No, assolutamente. Grazie Cinzia per questo collegamento. Grazie ovviamente anche al comandante dei Carabinieri di Pontecorvo. Per il momento è tutto, noi ci risentiamo più tardi. Segnale News.